Parliamo con Andrea Cappiella del pareggio con la Bagnolese 1-1. Allora Andrea, sicuramente oggi non la Giana più brillantissima della stagione. Sì, un po' conseguente secondo me l'atteggiamento dell'avversario, dove primo tempo ce l'aspettavamo tutti sotto linea della palla, però nonostante quello secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo, dove comunque abbiamo mosso palla, siamo riusciti a creare delle situazioni, abbiamo fatto un gol, potevamo secondo me finalizzare un po' meglio con fall in due situazioni davanti al portiere, è stato bravo il loro portiere a neutralizzarlo. Poi dopo il rammarico secondo me è un secondo tempo dove non abbiamo gestito bene, al di là degli episodi poi finali. Ecco, infatti sul secondo tempo volevo dirti, è lì che la Giana deve ancora migliorare, magari anche nella gestione, come dire, psicologica della partita. Era chiaro che la Bagnolese ha fatto di tutto per perdere tempo e per farvi nervosire. Sì, quello fa parte un po', ognuno usa proprio i propri strumenti, no? Su quello non ci deve sicuramente destabilizzare, dovevamo sicuramente noi far meglio in quelle situazioni e gestire un po' meglio il pallone, abbiamo abbassato troppo il baricentro e non va bene, dovevamo provare a chiudere la partita, poi dopo è andata in quella direzione, ci dispiace, però il campionato è questo, la Bagnolese 2 settimane fa ha pareggiato a Pistoia, quindi ci sta, è un campionato difficile. Nel secondo tempo dunque si poteva ripartire meglio, insomma, chiuderla sta partita. Sì, ci siamo. L'errore secondo me è stato quello di essere un po' troppo rinunciatari nel secondo tempo e invece ci eravamo detti di andare avanti a fare la prestazione del primo tempo, dove sostanzialmente la Bagnolese ha sempre giocato sotto linea della palla, ma secondo me per meriti nostri, ecco. Adesso questo pareggio vi complica la vita o non troppo? Ma no, assolutamente non complica niente, perché siamo alla 10ª partita, tutti danno come favorita la Giana, ma tutti sanno che ci sono almeno 2 o 3 squadre più attrezzate della Giana. Poi dopo, come ripeto io, la Giana deve essere una squadra che può lottare, quindi lotterà sicuramente. E secondo me i campionati poi, come sempre, si vincono a marzo. Adesso bisogna lavorare per migliorare e mettere dentro punti, come fanno tutti, però come dico sempre dal primo giorno, mi sembra che il campionato si è attrezzato almeno per avere 6-7 squadre che possono giocare per vincere. Giana, che è la squadra di tutti i campionati di Serie D che ha fatto più punti in assoluto, di gran lunga, più gol. No, ma infatti guarda, io non dobbiamo, hai detto prima, hai usato tu una parola giusta, non deve questo pareggio destabilizzarci o toglierci delle certezze, quindi andiamo avanti a fare prestazione dopo prestazione, migliorare quello che c'è da migliorare, perché secondo me anche dalla partita di oggi ci sono tante cose da poter migliorare, ecco, sempre con un atteggiamento giusto, ecco, senza farsi prendere da isterismi o altro.